living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow while you tried to take the sun down. Hearts don't ever change to gold after thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you have to fight for something, or you'll never learn to balance. Cari amici, abbiamo trovato un cortile medievale. Addirittura qui stava, praticamente chi controllava chi doveva entrare, stava seduto così e controllava chi veniva dalla via. E poi il massimo, troppo bello, perché è il massimo. Allora, vi facciamo vedere quanto è bello. Fai la panoramica, fai la panoramica anche da qui verso di là, a far vedere tutte le cose. Ah, qua c'è anche l'arma aeronautica, l'occupazione. Lì un padrannino. Qui abbiamo praticamente un fanciullo e il cane, e poi anche questa parte fantastica, tutta affrescata, affrescata nel cielo, bellissimo. E questa parte è aperta, il cortile medievale di Cremona, all'antica, e anche di là, lo splendore. E quindi Mauro, non può mancare una tua, il tuo pensiero, eh? È molto bello come posto, non credevo veramente. Ok, posto molto bello, l'ho scoperto per caso. Sì, ma allora Mauri, ho visto io dalla via, ho visto qualcosa di particolare, ho visto quel punto lì verde, sì, che mi donava, e abbiamo trovato tutto, sì, questo. Molto benissimo. Bello. Complimenti. Bello, il 4 di dicembre, sì, 2021. Ok. Questo è il cortile medievale, fantastico. Queste sono le parti artistiche spettacolari, e così finisce la nostra avventura cremonese nel segno dell'arte. E guardate che colori. Il tempo passa che velocissimo, guardate, stupendo. E guardate questi affreschi pure sulle pareti, sulla parte sopra, sommità. L'uccellino.
E cari amici, la grotta della fata turchina. Io oserei dire così. Perché c'è anche la casa della fata turchina, adesso andiamo a vedere. E la casetta della fata turchina è sede anche del comitato di quartiere 16 centro, del comune naturalmente di Cremona. Ebbene, ci continuiamo questa traversata. La parte sul davanti della casina è questa. Qui c'è un parco giochi. La casina della fata turchina, nel suo, vedete che è uno chalet di montagna. Bene, bene. Oggi è il 4 di dicembre 2021 e siamo a Cremona, cari amici. Una storia artistica. Siamo qua in realtà a Cremona, sì. Gianni e Mauri, e quindi Mauri, bella Cremona, no? No, non è male, sì, in effetti. E come nasce l'arte? L'arte, gli artisti, no? Come quella statua lì, come prendono l'arte? Da cosa riescono ad avere quell'affinità con l'arte? Inizio più che altro da scelte quotidiane. Bravissimo. Da una situazione che voglio rappresentare un po' com'è. Cioè, perfetto. Da situazione della vita, così gli artisti prendono ciò che hanno bisogno per fare. Sì, qui loro si ispirano e fanno quelle cose. Allora, artisticamente, l'arte rappresenta anche ciò che è il bello e rappresenta anche ciò che sono gli angeli. Però cosa succede? Perché a volte delle installazioni veramente strane? Perché vogliono rappresentare che c'è anche dell'altra situazione, del momento che si va, cioè magari è com'è che posso dire? Una forma una di narrazione che deve continuare. Una situazione che magari non viene fuori. E cosa è successo? Ecco perché l'arte iniziò a evolversi, a far vedere il retroscena. Ecco perché certe situazioni di retroscena di artistici diversi, nel senso quindi non solo gli angeli, ma anche situazioni di varie cose. Perché tramite l'arte della scultura facevano vedere quello che era la realtà, che non c'erano solo angeli, ma tante situazioni. Mauri, oggi siamo al 4 dicembre 2021 qui a Cremona, eppure siamo ancora siamo nei problemi nel Medioevo. Comunque, beh, senza, però era interessante dare delle retroscena. Siamo con le restrizioni e quant'altro. Sembra proprio essere una situazione veramente complicata. Ma siamo sempre nel Medioevo, perché se io per esempio, a me piacciono gli angeli, no? Mettiamo, non riesco a comprendere che c'è anche qualcos'altro. Comprendo solo, senza rendermi conto che gli angeli comunque sono un tutt'uno, c'è qualcosa di c'è questa anche da vedere e anche altre cose, altre installazioni. Quindi dai, bene Mauro, prendi la videocamera che faccio vedere e mostro un po'. Questa è praticamente una statua, una scultura che rappresenta un po' la famiglia per le vicende che a volte accadono. E addirittura abbiamo qui altre
altre sculture. Un vaso con, con il coso. Bene, cari amici, qua praticamente al 4 dicembre 2021 da Cremona. Da Cremona è tutto, linea allo studio. E l'hanno detto. E l'hanno detto. Living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow. While you tried to take the sun down, hearts don't ever change to gold. After thinking that you're in the world alone, no one ever told you that you have to fight for something, or you'll never learn to balance.